Allora, l'abbiamo chiamata la scatola magica perché faremo un po' una foto all'antica. Sapete che cosa significa fotografia? Significa proprio scrivere con la luce. E noi oggi faremo questo, oggi scriveremo con la luce, perché in queste scatole c'è un forellino che farà proprio passare la luce e farà la vostra fotografia. Quindi noi possiamo fare le fotografie con le scatole. E con un forellino. Questo foro si chiama stenopeico. Sapete perché? Perché significa che è piccolo, quindi è un piccolo forellino. E visto che si chiama che è piccolo, si chiama con questo nome un po' strano, cioè stenopeico. Ma già gli arabi utilizzavano questo principio per osservare le eclissi. Se noi potessimo oscurare tutta questa stanza e potessimo praticare un piccolo foro in quel vetro, voi vedreste esattamente ciò che c'è dentro una macchina fotografica, come facevano gli arabi. E faremo delle cose che adesso vi dirò. Quello che dovete sapere è che, a differenza della macchina fotografica che deve avere una forma ben precisa, la scatola funziona sempre. Cioè, qualsiasi forma la scatola abbia, funziona. Quindi basta che non passi la luce. Infatti, vedete che è colorata di nero all'interno. Noi la chiuderemo e la sigilleremo perché non deve passare neanche un raggio di luce. L'unico raggio di luce che deve passare è quello che passa dal forellino. Quindi, come vi ho detto, la coloriamo di nero all'interno. Infatti, cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo mangiato i crumiri prima di tutto, che sono buonissimi. Poi abbiamo preso lo spray, abbiamo colorato tutto di nero all'interno e poi abbiamo fatto il forellino. Quindi il nostro forellino, che è piccolissimo, vedete, io lì addirittura ho messo la freccia per indicare dove c'è il foro, perché è talmente piccolo che non si vede, però è sufficiente per far passare la luce e fare la nostra fotografia. Davanti a qualcosa che volete fotografare, appoggiare la scatola e stare ben fermi per un po' di secondi, quelli che vi dirò io. Infatti ci faremo aiutare quando faremo la fotografia da qualcuno che ha il telefono, magari da un genitore, che tiene il tempo. Dovete metterla però più vicino al bordo. Allora, vediamo un po', c'è tanta luce lì. Fatela così voi, fatela così in piedi. Allora, quanti secondi avevamo detto? Ok, mi raccomando, quando siete pronti, qualcuno che vi tiene il tempo, voi togliete il nastro e cronometrate. Non state davanti però. Attenzione che questa scatola fotografa così. È così, quindi se state così vi fotografa. No, Potete, togliete il no, potete nastro e anche poi vi far, togliete. potete anche farvi fotografare, potete stare immobili per 35 secondi senza muovervi, proprio fermi come delle statue. Se Sì, siete. dai, vi mettete lì voi tre, vi facciamo la foto. Non, vicini, vicini, perché Così, se. così, Così, così perché così siete già lontanissimi. così. Ok. Però fermi, no, togliete. Così fermi, Voi eh. quando si fa la foto non dovete toccare la botte perché altrimenti viene mossa la foto, eh. Venite, piano piano, piano piano, tensione al filo, apriamo la nostra scatola, dentro c'è ancora il vostro foglio. No, la foto non c'è perché l'immagine c'è ma non si vede, si dice che è latente. Io adesso la prendo, latente si dice, cioè c'è ma non si vede. Io adesso la prendo, la metto dentro il bagno di sviluppo, Prima lì poi guardiamo piano piano cosa succede. Piano piano, vedete che piano piano apparirà la vostra non si immagine. vede quello, non si vede Guarda, no, niente. no, guardate, guardate, sta per venire. Secondo me è venuta benissimo. Guardate, Sì. guardate. Guardate che bello che è. Ma vi siete fatti l'autoritratto? Bravissimi, guardate, ci siete. Dovete vedere però, perché è un negativo, quindi le immagini sono invertite. Allora, vedete, adesso la prendiamo e la mettiamo nel bagno di Ma arresto. si scioglie questa carta? No, non si scioglie perché è una carta plastificata. Quindi la mettiamo nel nostro bagno di arresto Perché c'è la per una decina di carta e la secondi. plastica, che così non Esatto, si bagna brava, se la metti esatto. nell'acqua o in qualunque altro E liquido. adesso la prendiamo ancora e la Mamma. mettiamo nel fissaggio.
Ecco, vedete? Vi sembrerà molto scura. In realtà questa immagine è un negativo. In che senso? Cioè tutto ciò che è chiaro è diventato scuro, tutto ciò che è scuro diventerà chiaro. E allora chiaro. Se eravamo tutti scuri, eravamo tutti chiari. Esatto. Quindi, per esempio, il cielo è molto molto luminoso e infatti è quello più scuro. Vedi? Quindi il cielo verrà bianco. Ma... Perché? Ma... Sì. Però quindi se lo faccio di sera sembra di giorno, se lo faccio di giorno sembra di sera, giusto? Sì. Più o meno così, esatto. Quindi è esattamente il contrario, la foto è al contrario, cioè la foto è un negativo. Io sto tenendo il tavolo. Bravo, grazie. Bene, vedete che adesso a questo punto la foto è finita, la mettiamo nel lavandino e la laviamo. Due pinze diverse. Perché ogni vaschetta ha la sua pinzetta, no? No, l'hai usato la prima due volte. Mi sono sbagliato. In realtà bisogna usarle una per ogni vaschetta per essere sicuri di non contaminare gli acidi. Va bene? Cioè per non mischiarli. Adesso andiamo di là. Io, voi continuate a disegnare, io vengo con l'altro gruppo, quando torno vi porto la foto che è lavata. Però va bene? Vedete che abbiamo sviluppato le nostre fotografie? Queste fotografie sono dei negativi. Vedete che il cielo è nero, invece il cielo è molto chiaro e molto bianco. Invece tutto quello che è chiaro, come ad esempio i muri, li vedete scuri. Vedete, sono tutte molto, molto precise. Vedete che qui abbiamo fuoco dal pavimento su cui avete appoggiato fino alle cose più lontane. Quindi abbiamo sviluppato tutto. Guardate, vedete le due botti? Sono le botti. E qui vi siete fatti l'autoritratto. Dai, andiamo dentro che finiamo con gli altri gruppi. La foto.